Buongiorno e buon sabato a tutti per la seconda volta, perché ci siamo già visti con la rassegna stampa. Oggi un sabato è una giornata di quelle dove tipicamente ti alzi, apri la finestra, guardi fuori e fai come quel famoso meme con il Paperino che si gira dall'altra parte, no? Però poi invece ci vogliono gli occhi della tigre, perché la vita lo richiede e bisogna andare avanti, almeno fino alle 18 di questa sera. Bisogna combattere fino alle 18, poi dopo dovranno essere i ragazzi a farlo, perché questa sera c'è una partita importante per tante ragioni, non solo per le ragioni, come dire, di cuore, per le ragioni emotive, cioè il fatto che di fronte abbiamo due signori che hanno contribuito a scrivere la storia del nostro club, ed è anche normale che in prossimità della partita, insomma, si dia risalto a Berlusconi, si dia risalto a Galliani, eccetera, per questa cosa giornalistico-sentimentale che conduce alla gara di questa sera, che in realtà poi da un punto di vista di campo è una partita molto complicata, perché il Monza è una delle migliori squadre del 2023, è la migliore tra le neopromosse ed è una squadra che ha trovato davvero la sua identità, la sua dimensione, anche grazie al lavoro di Palladino, allenatore preso dall'Under 19, che sta facendo veramente bene. Forse nessuno si aspettava che potesse avere un impatto così su una squadra che aveva approcciato la Serie A con grandissime difficoltà e anche dando la sensazione di essere la classica neopromossa che ha avuto uno scombussolamento nella rosa per cercare di portare giocatori di categoria, che però non sarebbe riuscita a uscire dalle difficoltà dell'approdo alla massima categoria per la prima volta nella sua storia, tra l'altro, quindi non è una squadra abituata a giocare lassù. E invece le cose sono andate diversamente. Il Monza ha praticamente già conquistato una tranquilla salvezza ed ha anche una proposta di calcio piuttosto interessante, tra poco ne parliamo. Prima però ci tenevo a sottolineare una cosa, perché ieri abbiamo ascoltato il nostro mister in conferenza stampa, un po' ne abbiamo parlato anche ieri sera in diretta. Ho visto un Pioli un pochino più tranquillo, un pochino più disteso, tutti noi lo siamo in un certo senso dopo le ultime due partite, dopo anche la soddisfazione della vittoria in Champions League, che è vero non ci dà già i quarti di finale e men che meno la Coppa, però in questo momento è quello che ci voleva, no? È un po' come Batman, non sono l'eroe, sono l'eroe che serve, e questa vittoria è stata la vittoria che serve. È anche la vittoria di cui avevamo bisogno, indubbiamente, e che meritavamo anche, perché ce la siamo anche meritata martedì. Detto questo, Pioli un pochino più disteso, come dicevamo, un Pioli che ha risposto ad alcune domande, anche alcune su Berlusconi, sui nuovi, ha parlato di Vranks, perché stasera dovrebbe giocare Tonali, poi vediamo se comincerà a avere minutaggio anche questo ragazzo, anche per valutarlo, visto che poi si deve eventualmente considerare un suo riscatto. Questa sera gioca Origi, almeno secondo la Gazzetta dello Sport questa mattina, dava Origi titolare, insieme a Junior Messias a destra e in difesa Ciao al centro, con Tomori lato sinistro, quindi centro-sinistra, dove ha giocato Ciao con il Tottenham. Scelte, mi auguro, giuste, più che altro per il discorso Ciao centrale, da provare, da verificare questa sera eventualmente. Il rientro di Tomori, andando ad analizzare le caratteristiche del Monza, potrebbe essere d'aiuto, perché abbiamo bisogno di un altro giocatore come Kalulu che possa spingere un pochino la pressione, sempre ovviamente contemplando un Milan corto, compatto, come abbiamo visto nelle ultime partite. C'è una cosa però che, guardando il calendario, mi sono accorto, e che potrebbe essere paradossalmente un grosso aiuto per il nostro mister, potrebbe essere stato e potrebbe esserlo anche oggi e domenica prossima, cioè il fatto che, guardate un po', dopo la sconfitta nel derby, noi abbiamo affrontato / affronteremo il Torino, che gioca col sistema che sapete, il Tottenham, che gioca col sistema che sapete, il Monza, che gioca col sistema che sapete, l'Atalanta, che gioca col sistema che sapete. Quindi le quattro partite post derby perso in campionato, prima gara con il nuovo sistema di gioco, sono quattro partite con avversari che giocano più o meno allo stesso modo. È chiaro, il livello del Tottenham è più alto rispetto a quello del Monza, rispetto a quello del Torino e rispetto a quello dell'Atalanta. Quello dell'Atalanta è più alto rispetto a quello del Monza e a quello del Torino. Monza e Torino, secondo me,
insomma, grosso modo siamo lì. Quindi questa cosa può aver aiutato il mister, perché? Perché la sua idea è stata quella di aiutare il Milan attraverso un ritrovarsi in fase difensiva, quindi non prendere più carrettate di gol, non prendere più imbarcate, fare delle prestazioni di autostima. Il fatto di giocare sempre con squadre che giocano in un certo modo e poterti tu mettere, come dire, nella condizione di affrontare un avversario che sai più o meno come gioca, ripeto, con il distinguo del caso sulle qualità dei singoli, ma come impianto di gioco, dico, squadre molto simili, potrebbe averci e potrebbe aiutarci nel consolidare le nostre conoscenze. Chiaramente più una squadra, come dire, è, fra virgolette, camaleontica, o comunque può giocare con sistemi di gioco diversi, e meglio è, perché questo garantisce la possibilità di avere variazioni anche magari all'interno della stessa partita. Quindi, detto questo, potremmo aver avuto dal calendario quella mano che ci serviva, perché se avessimo giocato magari una partita con un avversario col 4-3-3, una partita con un avversario col 4-2-3-1, magari, come dire, avremmo dovuto adattarci ogni volta a un sistema di gioco diverso, adattarsi nel senso rispondere alle esigenze della partita, non adattarsi nel senso di provinciale che deve fare le cose in base all'avversario, a parte il fatto che secondo me non è segno di debolezza quello di rispettare l'avversario e andare a giocare sulla base anche delle caratteristiche altrui. Secondo me è anche sinonimo di intelligenza tattica. Comunque questa cosa potrebbe averci dato una mano, potrebbe anche darcela oggi e domenica prossima con l'Atalanta. Detto questo, il Monza è una squadra che ha delle caratteristiche ben precise. Gioca col 3-4-2-1, quindi fondamentalmente un modulo simile al nostro, con grande mobilità all'interno del campo. L'abbiamo visto anche nelle ultime partite, i giocatori cambiano spesso di posizione tra i due centrocampisti, addirittura gli esterni. Non ci sarà Carlos Augusto, questo è importante, perché è uno dei migliori elementi del Monza, anche non solo per il suo apporto offensivo, ma anche proprio per questi movimenti tattici, anche a tagliare in mezzo al campo. Ricorderete, avevamo visto l'analisi prima della gara d'andata. Giocano a tre dietro, i tre difensori non sono molto veloci, come lacuna hanno anche il fatto di faticare a leggere soluzioni alle spalle, quindi dovremmo essere bravi ad andare in velocità. Sono, dicevo, abbastanza statici, partecipano anche loro alla costruzione della manovra, perché il Monza è una squadra che, se recupera palla vicino all'area avversaria, allora va subito in contropiede, va subito alla ricerca della profondità. Se la recupera invece indietro, quindi più verso la propria porta che quella avversaria, non disdegna anche il possesso palla. È una squadra che ha una buona percentuale in Serie A di possesso palla, è una squadra che ha una buona tecnica diffusa e quindi può gestire il pallone. Lo fa con i tre difensori, spesso soprattutto sull'esterno sinistro, che, diciamo, è tipicamente Caldirola, il giocatore che aiuta di più nel trio difensivo a impostare l'azione, e c'è tutta questa mobilità. Si appoggiano molto su Petagna, il quale non è un goleador, ma è un giocatore che nell'economia del gioco del Monza può essere molto utile, perché tiene il pallone, fa salire i compagni, permette gli inserimenti, quindi letture difensive molto attente, capacità di non perdere il pallone vicino alla nostra area, proprio per non permettere al Monza di fare la seconda fase senza il recupero palla, cioè quella dell'attacco immediato. Quindi se dobbiamo perdere il pallone stasera, facciamolo dalla metà campo verso la porta del Monza, non perdiamolo nelle nostre zone, cosa che sarebbe bene non fare mai, ma soprattutto stasera, perché appunto giochiamo questa squadra. Poi dopo è evidente che i livelli siano diversi, è evidente che il Milan sia molto più forte del Monza, e che quindi se stasera fa una partita come le ultime due la porta a casa, perché anche i risultati poi positivi del Monza statisticamente dovranno interrompersi. Quindi stasera sta nelle nostre mani la partita. Loro ci metteranno evidentemente, come dire, avranno motivazioni in più, perché il Milan, Berlusconi e queste robe qua, ma noi dobbiamo, e ripeto, dobbiamo, e sottolineo, dobbiamo vincere. Non ci sono discussioni, non abbiamo tempo da perdere più, perché ne abbiamo già perso troppo. Il mese orribile ci costringe a non lasciare più niente per strada, pena l'aggravarsi di una stagione già negativa, e quindi questa sera dobbiamo andare a prenderci in ogni modo possibile i nostri punti. Dovrebbe giocare Brahim Diaz a destra, Brahim Diaz Leao, scelta in questa partita secondo me abbastanza giusta.
Il discorso sarebbe stato ovviamente Brian Diaz o De Ketelaere. Io questa sera Brian Diaz lo vedo bene, perché appunto la difesa del Monza è statica, la difesa del Monza è lenta, quindi abbiamo bisogno di giocatori veloci che possano aggredirli. Poi è ovvio che la cosa si sarebbe potuta fare anche nel corso della partita, oppure stasera vedremo un Milan che parte in un modo e arriva in un altro, a seconda anche di come andrà la gara, gara che non si prevede, diciamo, idealmente ricchissima di gol. Vedremo, vedremo. All'andata, come ha detto anche Pioli ieri, la partita è stata vinta nettamente dal Milan, ma è stata meno facile, e l'abbiamo visto anche ieri sera con le statistiche che vi ho dato sull'XG, di quello che è sembrato. Quindi massima attenzione questa sera, massimo rispetto per l'avversario, un avversario che comunque in casa ha fatto vedere delle buonissime partite con l'Inter, ha battuto la Juventus, insomma non è una squadra banale, non è una squadra banale. Mi raccomando ragazzi, non c'è più tempo da perdere, questa sera dobbiamo andare a prenderci la partita, questa sera dobbiamo anche vederci alle 18.50 circa, alla fine del primo tempo, per commentare insieme i primi 45 minuti di Monza-Milan. Buon sabato a tutti!